Carissime amiche ed amici, bentornati sul mio canale. Come vi ho detto al video girato prima di questo, non fateci caso, ma io oggi ho trovato un pomeriggio non soltanto libero, perché ho molto tempo libero, ma soprattutto ho trovato proprio un pomeriggio che voglio dedicare al giramento di Bolzano, a girare video per voi. Quindi questo è il terzo video che vedrete con la stessa maglia e nulla, quindi ho voluto specificare ancora. Poi la gente pensa, dice, ma che smascaggio? No, io mi cambio molto spesso. Però è giusto per farvi sapere che è, diciamo che è da un'oretta che sto girando video, e quindi voglio continuare con questa mise. Bene, questi sono tutti i detersivi terminati, alcuni ci hanno proprio giusto un poco sotto, che li devo prendere, li devo far volare dal secondo piano giù. Voglio iniziare con questa ciofecona, ce n'è praticamente, guardate, si vede, c'è questo pezzo sotto, ma io lo butterei già, perché un detersivo dei piatti che non mi è piaciuto assolutamente, la consistenza gellosa, ma come un gel molto molto strano, quasi viscido, e poi adesso lo metti sulla spugnetta che devi andare a insaponare le stoviglie. Dopo aver fatto 2-3 bicchieri devi mettere l'altro, perché diciamo che non è evanescente come profumo, ma è evanescente proprio come consistenza, ed è orrendo, cioè a me non piace, almeno a me non è piaciuto. Poi è questione di gusti, ad altre persone che può piacere, ma io lo boccio, è un flop, non lo comprerò mai più in tutta la mia vita. Ho terminato questo Ajax Crystal, io all'interno ho messo dell'alcol, perché io questi flacconi, soprattutto questo di Ajax, io lo utilizzo tantissimo per metterci dell'alcol etilico denaturato a 90 gradi, perché è molto più facile andare ad utilizzare il crystal. Questo qui è un prodotto buonissimo, che andrò a ricomprare. Io mi sono trovata molto molto bene. Questo è un altro prodotto top che per il momento io non ricomprerò, perché è un prodotto che, cioè, la lavanda, per quanto mi possa piacere nei detersivi per la casa, dopo un po' mi nausea, però comunque è un ottimo prodotto. Io qua ho voluto mettere dell'acqua con un po' di candeggina per andare a disinfettare soprattutto sedie e tavolo del balcone. È un buon prodotto, quindi io lo andrò a ricomprare, non adesso ma più là. Che cosa ve lo dico a fare di questo? Questo qua è uno dei prodotti top che io veramente compro e ricompro. Saranno più di 10 anni che io compro questo nuovo prodotto qua, perché io mi trovo bene. È un buonissimo igienizzante, sbianca i sanitari, lo utilizzo anche quando serve per metterlo su una macchia, per andare a smacchiare come se fosse una semplice candeggina. Io lo amo e lo comprerò per tutta la vita, è un prodotto che per me è per la vita, quindi è top. Poi andiamo a prendere questo Alba pavimenti alla lavanda provenzale, e questo mi piace, però il mio top è il bianco, cioè per me il bianco non
il bianco è migliore di questo. Io ne ho provate di diverse profumazioni, sono stata più volte di tentare, questo è molto buono, feci anche un video, mi ricordo, è molto buono e persistente, ma il bianco, che ve lo faccio vedere perché è, per me è un must, non deve assolutamente mai mancare a casa mia, anche se io amo alternare i prodotti, come vi ho sempre detto, cioè per me il bianco è qualcosa di incredibile anche a livello di persistenza. E come vi dissi poi in video fa, ma l'ho sempre ripetuto, quando lavate i pavimenti mettete l'alba con un goccio di smac gel con candeggina e il profumo è qualcosa di meraviglioso. Quindi questo è buono, ma non arriva al bianco, quindi io lo vado a mettere nei flop, anche se è un buon detersivo. Poi ho terminato un detersivo che lo scoprì anni fa, sono anni che lo utilizzo, non sempre perché io mi stufo, ed è il Chief Easy Clean pavimenti, pulito brillante senza risciacquo, fresco profumo, lift action. Questo è un buon detersivo, toglie molto lo sporco dai pavimenti, lascia un gradevole profumo. E cosa importantissima di questo Chief Easy Clean, che è un detergente per i pavimenti che non va ad aggredire le superfici, come in questo caso il marmo. È un detergente che comunque io, anche quando stavo all'altra casa che avevo sempre un marmo tipo graniglia, io mi sono sempre trovata molto bene con questo e non mi aggrediva assolutamente le superfici, quindi questo è un top insieme a questo. Sono molto buoni, e anche all'Ajax per i vetri io mi sono trovata molto molto bene. Poi questo è un detersivo anticalcare bagno che non comprerò più. Non è un detersivo proprio malvagio, comprato da Tigotà, pagato meno di un euro, e ha una profumazione molto delicata, quindi comunque molto gradevole da utilizzare, però non è che toglie tutto questo calcare, cioè è una cosa molto blanda. A proposito, io devo comprare il Viacal perché mi è venuta voglia di utilizzare il Viacal, quindi questo non lo vado a ricomprare più e lo vado a mettere nei flop. Non mi è piaciuto, non è un detersivo che proprio mi ha fatto impazzire. Un detersivo che mi piace tanto da utilizzare una volta alla settimana come lucidante è lo scansa fatiche lava in cera. Io questo qua sono anni che lo compro, mi piace perché sia questo, che adesso vi faccio vedere, no? Mi devo alternare da volte. Allora, sia quello che questo, a me piacciono entrambi, e sul pavimento lasciano quel rumore che fa alle ciabatte, sembra come se il pavimento sia stato lavato come un piatto, talmente bello sgrassato e pulito. Quindi questi due sono i miei detergenti che utilizzo una tantum, non sempre. Questo è lo scansafatiche, quindi buonissimo, costa 1,25 euro, ve lo straconsiglio per chi ha marmo, granili eccetera eccetera. E questo invece è sempre la vincera L, questo è un pochettino più forte di questo scansafatiche ed è molto buono. Io infatti domani mattina farò una passata al pavimento con la cera L, che lava in cera facile, mi piace tantissimo. Poi
l'ultimo prodotto che mi è terminato sono queste pagliette Bravo che io compro da una vita ormai. Io mi trovo benissimo, sono buonissime perché io con queste qua vado a fare come si chiama? I cosi dei fornelli, i bruciatori, vado a fare le pentole. Io mi trovo davvero benissimo, ragazze, benissimo. Quindi ha questa profumazione a limone. L'unica cosa che una volta che noi la andiamo ad utilizzare, la devi andare a buttare via, perché come la lasci anche nella vaschettina della spugnetta per i piatti, ti vai a trovare il giorno dopo tutta la ruggine, che a me fa abbastanza schifo, e quindi non mi piace per questo fatto, e quindi a buttarla subito dopo. Quindi diciamo che ha un utilizzo molto molto breve, diciamo. Devi usarla e poi devi andare a buttare. Bene, spero che questo video di top e flop dei detersivi finiti vi piaccia. Consigliata questa qua, molto buona, la cera L. E un bacione e alla prossima se vorrete. Ciao!